Ok, signore e signori, qui al mio fianco fra poco apparirà Peppino Maravita. Ciao Bingo. Ciao. Ciao, come va? Va bene. Oh, bravo, bravo, bene, bene. Un'apparizione con la mascherina per essere, visto che siamo vicini, cioè siamo qua vicinissimi almeno. Guarda, se vuoi mi allontano così. Truc. Così non ci contagiamo, siamo un po' più lontani. Io cerco di stare dall'altro lato dello schermo, così. Ok. Il green screen finto, ecco, così sono perfetto. No, poi si vede troppo, allora meglio fare così. Bene. Allora, ti porto intanto davvero i saluti di Roberta Paolini, Grazie, grazie, grazie. che spero che ti segua e così impara. Oh. No, è stata un'intervista delirante, perché lei non riesce a tenerla inquadrata, o comunque non riesci a tenerla un attimo ferma, e quindi A tenerla a fuoco, non riusciva a metterla a fuoco, vero? ha fatto show, via. Ha fatto lo show, vabbè, ma sia artistico, Va bene, va bene. Ok, allora. Dimmi tutto, guarda, dimmi intanto, siamo in mondovisione, come siamo messi? Siamo Siamo più mondiale? media mondovisione. Quindi facciamo interviste in multilingue, possiamo La parlare cosa che tipo. funziona di più è la condivisione poi dopo. Quindi, Quindi. però di solito vanno con Ok, centinaia di visualizzazioni. ok. Wow. E poi lo mettiamo Dai. anche su YouTube e ti mando poi il link. Ok, Così potrei aprire. mi preparo, sono prontissimo, sono prontissimo. Benissimo. Allora, prima domanda, molto semplice, presentati. Chi sono io? Sì. Allora, facciamo così. Allora, io sono Peppino Marabita, però all'anagrafe mi chiamo Giuseppe. Cioè, questo insomma, perché è giusto che si sappia, no? Perché tutti dicono, ah, Peppino, Peppino. No, mi chiamo Giuseppe, sono siciliano. Sono nato e cresciuto in Sicilia e da qualche anno, da un po' di anni, diciamo, da un po' di anni faccio base a Torino. Faccio base a Torino e faccio base a Torino. Ho scelto di fare teatro di strada. Teatro di strada, quindi faccio, diciamo, l'artista di strada, in gergo detto artista di strada, e faccio, diciamo, clown, mischio il clown con il circo, quindi giocoleria, equilibrismo, scemo pagliaccio, diciamo, faccio lo scemo pagliaccio facendo queste cose così, Diciamo. Diciamolo senza vergogna, faccio lo scemo pagliaccio. Mi diverto un sacco, mi piace un sacco questo lavoro, proprio, mi piace tantissimo. E non faccio solo strada, lavoro anche palco, quindi cabarettini, cabaret, storie varie. Posso andare avanti? Volete sapere qualcos'altro? Un po' più lontano. Vai avanti. Ma fino a che secolo, diciamo? Andiamo indietro nei secoli dei secoli oppure ci fermiamo, che ne so, all'anno 2000? All'anno 2000, Perché diciamo. Però andiamo a 2000, qual è la tua ok. formazione? Che può essere interessante. Allora, la mia formazione. Allora, io sono, diciamo, un autodidatta nella vita in generale, e quindi ho iniziato un po' per scherzo, così per gioco. Ho visto un tipo che faceva un devil stick, ho detto, wow, che figo! Allora me lo sono costruito, ho iniziato a fare il devil stick. E poi ho visto che qualcuno ci campava, ci viveva, e ho detto, oh, ci provo pure io, dai. E allora ho iniziato così, a lavorare così, e poi piano piano ho iniziato a fare le convention di giocoleria, quelle famosissime convention italiane di giocoleria di un bel po' di anni fa, non so, qualcuno se le ricorda, Porano, e lì. Orano, bravo, quelle cose antiche, antiche, diciamo, così antiche. E lì ho iniziato a fare qualche workshop, poi ho fatto dei workshop ancora più approfonditi di giocoleria, finché a un certo punto non ho chiamato Filippo Radice, e tipo circa 10 anni fa ho chiamato Filippo, un po' meno, forse 8 anni fa ho chiamato Filippo perché
avevo conosciuto tanta gente che aveva fatto la scuola, l'atelier teatro fisico di Filippo Radice qua a Torino, e ho conosciuto Filippo, ho parlato con lui, dopo mezz'ora di stare al telefono ho detto, vabbè dai, vengo a Torino a fare la scuola, e ho iniziato così. Quindi lì la formazione più sostanziosa è stata quella, poi un po' di laboratori sparsi in giro durante gli anni, insomma. E quindi hai prediletto l'aspetto teatrale o l'aspetto del clown? O tutti e due? Guarda, l'aspetto teatrale o l'aspetto del clown, secondo me sono due cose che io li considero la stessa cosa. Perché l'aspetto teatrale, io non lo so, faccio fatica a fare il teatro, quello là, il teatro, la prosa, io, insomma, non lo so, c'è sempre qualcosa di comico, e quindi per me, insomma, il clown, diciamo, quello che mi piace di più, quello dove sono andato a finire il clown. Sia forse, ops, si è spento lo schermo, no. Sia forse perché per predisposizione, non l'ho capito, però insomma sono andato a finire lì nel clown, sì. Allora, un po' di tempo fa avevo partecipato con una compagnia teatrale al premio Scenario, che è un premio di teatro contemporaneo, e mi ricordo che feci i provini, tutte queste robe così, e quando poi mi entrai nella compagnia, un giorno mi dissero, lo spettacolo sta andando a finire verso il comico, che all'inizio non era quello, però poi tra io e un mio amico che eravamo lì insieme, che tutti e due abbiamo fatto coppia comica, la cosa piano piano stava deviando verso qualcos'altro, verso il comico. Quindi insomma, vedo che ne posso fare a meno, diciamo, di fare il clown, di fare il comico, va. Ok, anche perché facendo il comico, facendo il clown, hai come si dice, un rapporto privilegiato col pubblico. Sì, Eh? Che ne pensi? c'è un rapporto più intimo. Ecco, arriviamo a cose molto più intime col pubblico. Sì, perché ti metti un po' così allo scoperto e quindi trasmetti quelle sensazioni, quelle emozioni che insomma poi il pubblico percepisce, anche il pubblico più duro, più difficile. Percepisci. Poi ho avuto la sfiga o la fortuna di nascere e crescere in Sicilia. Tu mi dici, ma che c'entra? No, c'entra perché lì, siccome è un disagio completo, tutto viene vissuto con l'ironia. Ogni cosa è un po' e viene appunto l'ironia fa parte della vita dei siciliani, e quindi un po' questa cosa io c'ho. Di appunto di trasmettere sta cosa, comunque di viversi anche le cose con ironia, ce l'avevo già di default, me l'hanno Nel messa lì sangue. nel sangue, sì. Sì, perché lì insomma ogni cosa è difficile, quindi insomma o la prendi così a ridere, se no insomma ti fai, stai male, quindi beh, insomma. Intanto, e cosa hai fatto in questo lockdown, in questa quarantena allungata? Cosa ho fatto in questo lockdown? Allora, premessa che tornavo da un viaggio dopo un sacco di anni, ero fatto un viaggio in Thailandia, quindi stavo iniziando l'anno, tipo viaggio, detto, si arriva là, poi si inizia creazione nuova. Quando sono arrivato c'è stato il lockdown, boom, così, finito tutto, tutta la bella ora, la buona onda del viaggio è morta con un lockdown così. E quindi a un certo punto, niente, mi sono dovuto inventare una cosa. Niente, comunque il lockdown l'ho passato a Torino, è stato abbastanza. Insomma, me la sono passata bene perché abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una palestra per allenarsi, per continuare ad allenarsi, perché gestiamo una palestra su Torino che si chiama Macaco, Spazio Macaco, che è dentro il Checkpoint. Lo spazio è stato chiuso al pubblico, abbiamo chiuso lo spazio al pubblico perché non si poteva utilizzare, perché insomma per tutte le varie cose che conosciamo,
Però appunto abbiamo chiesto se scaglionati, chi gestisce lo spazio, se scaglionati tipo a due massimo, due persone alla volta, si poteva andare in palestra e utilizzarla. Ci hanno detto ok, fatelo, insomma così non morite a casa. E quindi diciamo che ho continuato ad allenarmi tutto l'inverno, tutto il lockdown, e ho prodotto dei numeri nuovi. Ecco, questa è stata la novità. Quindi ho iniziato a fare dei numeri nuovi, a scrivere lo spettacolo nuovo. Quindi, insomma, è stato un lockdown produttivo. È stato quasi peggio dopo, quando poi è finito il lockdown, tipo adesso, che dice, e ora? Che Ok. facciamo? Non c'è lavoro, non ci sono proposte. Quindi è stato un po' peggio dopo. No, il lockdown è stato bello, diciamo, dai, se si può dire. Si può dire. Poi, insomma, ci siamo goduti un po' la città vuota, meno traffico, il balconcino tranquillo, quindi insomma col sole, insomma delle piccole soddisfazioni che poi adesso che c'è il traffico bestiale, insomma diventa un po' tutto un po' diverso. Diciamo che è andata bene, dai, è andata bene. Poi se riesco a portare in scena lo spettacolo nuovo sarà ancora più bello, ecco. Hai già un titolo? No, ancora no, ancora no. Perché adesso ci sono un po' di... lo devo un pochettino assemblare e iniziare a lavorarlo bene. Penso che l'anno prossimo sarà pronto. Beh, io sono curioso. Lo so. Te l'ho detto apposta, ti ho messo la pulce nell'orecchio. Ok. Allora, vabbè, allora facciamo una domanda strana. Eh? Strana, mamma Sì, mia, no, dimmi. vabbè, Dai, strana, va bene. vai Allora, con la domanda strana. mi hai detto che adesso. Ah, aspetta, aspetta, che prima facciamo i saluti, che c'è Mimmo Panzarella che ti Mimmo saluta. Panzarella, che io Mimmo Panzarella è un conosco. mago di Canelli. Ah, ciao Mimmo Panzarella, ciao. Il mago di? Ma tu dove lo vedi? Che io non lo vedo, Mimmo. No, ho visto il commento. Guarda, te lo metto così. Pan, vedi? Ah, Ecco ok. lì. Mimmo Panzarella, quella faccia lì. Ah, Vedi? è una faccia interessante. Sì, è fuori, fuori. Lavora anche nella Croce Rossa, cioè lavora, penso che sia volontario nella Croce Rossa di Canelli. Fa il Alessandro. falegname, no, Un è sacco di robe. poliedrico, come la maggior parte di noi, no? Ah, bello. Ah, ecco, una cosa che ho fatto in lockdown è stato il volontariato. Mi sono dato il volontariato. Ho dedicato un giorno a settimana facendo pacchi, impacchettavamo il cibo per poi la Croce Verde lo distribuiva a chi ne aveva bisogno, insomma, tramite il comune, i servizi sociali abbiamo partecipato, ho deciso anche, visto che avevo tutto questo tempo a disposizione, ho deciso, vabbè, dai, almeno un giorno a settimana lo dedico a qualcosa di utile. Insomma, quindi, boh, ho fatto questo anche, ecco. Quindi è stato produttivo. È stato produttivo, sì. Guarda, veramente è stato più produttivo il lockdown che adesso che appunto c'è Infatti la mia questa domanda è, ripresa, non ripresa. esatto, come sarà la ripresa? Hai già qualche programma in Allora, futuro? come no, sinceramente, allora, dopo il lockdown è stato tutto una sorta di, vabbè, adesso aspettiamo, cioè, allora, all'inizio, nella fase 2. Io immaginavo, mi sono immaginato che le cose sarebbero partite. A un certo punto la gente era così stanca che le cose sarebbero partite subito, si iniziava a fare tutto. Invece poi appunto appena arrivato diciamo la fase 3,3, io non so che fase siamo fuori fase. Comunque appena arrivato la fase diciamo di quella che c'è adesso, che non so a che numero è, a che numero siamo, mi sono accorto che invece cioè tutto è tutto molto a rilento. Ho ricevuto delle chiamate anche per lavoro, così, però non c'è niente di confermato e quindi c'è questo aspettiamo, 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 aspettiamo. Per cui a un certo punto aspettiamo, cioè, cosa che ti dico? Andiamo giù, andiamo a sud, se dobbiamo aspettare, aspettiamo al mare, visto che Sì. siamo al mare, se poi qualcuno chiama dal mare arriviamo, se no, adios, noi siamo fatti i bagni, non stiamo a sudare qua dentro Torino. Quindi non lo so, guarda, ti giuro,
La fase 2 è molto incerta, credo che ci saranno delle chiamate last minute, tipo così. Ho seguito un po' di, appunto, sia con il Checkpoint che con altre realtà, ho seguito un po' l'iter delle cose, tanti stanno partecipando a dei bandi, quindi aspettano la conferma del bando. E poi è successo il fatto che comunque chi organizza l'evento ha le responsabilità su quello che può succedere. Questa cosa ha spaventato in molti, insomma, non ha dato quella cosa di ok, ci siamo, partiamo. Cioè non è che tipo, vabbè, partiamo, dai, adesso si può fare. Tutti si stanno muovendo cautamente, cercando di capire come fare, cercando di vedere chi fa la prima mossa. Dice, vabbè, quello non l'hanno arrestato, ma faccio pure io come ha fatto lui, quindi mi sa che tutti stanno aspettando i primi segnali. No, no, quello l'hanno arrestato, allora no, quello non lo. Cioè, per dire, non lo so, c'è una sorta di attesa, provando a capire come muoversi. Avevo un lavoro, due lavori già confermati a gennaio, che comunque non so, uno era anche a Bergamo. Bene. Non ho avuto nemmeno il coraggio di farmi sentire perché ho detto, vabbè. L'altro era in Sicilia, ma lì veramente, cioè, nonostante comunque COVID, quasi COVID-free, non si sono ancora organizzati. Per cui adesso si va al mare, si spera. E poi piano piano, magari vediamo se possiamo partire l'estate, fare un po' di cappellini. Vediamo man mano come si evolve, però al momento vacanza. Quindi non sai dire a Calogero Firrigno dove porterai il tuo spettacolo. Calogero, dove lo porterò? Allora, sicuramente in Sicilia ci sarà qualcosa, uno spettacolo, sicuramente in Sicilia. Credo metà Lillo luglio-agosto è in Sicilia. sicilianissimo. Ah, Scusa. Lillo, sei sicilianissimo? Sì. Allora, Lillo, poi seguimi su Facebook in qualche modo. Non sono un attivissimo, però quelle due o tre cose ogni tanto li posto, quindi saprai qualcosa. Poi, se riusciamo con Davide di Rosolini, organizziamo il Sincero Festival. Stiamo provando a organizzarlo, anche lì tutto molto cercando di capire come, cercando di stare attenti a non andare nei guai, non mettere le persone a rischio. Quindi vediamo. Agosto comunque in Sicilia qualcosa si farà, ne sono certo. Quindi poi, insomma, lì siamo abituati a organizzare le cose male all'ultimo secondo, quindi figurati. Già a tempi di no COVID ti chiamo, tipo, oh, ma ci sei domani sera? Oppure ci sei stasera? Dico, ah, ok. Quindi figurati adesso, insomma, siamo abituati, per cui andrà molto bene, dai. Dai, comunque sono fiducioso. Sono fiducioso che le cose andranno, che partiranno e in qualche modo troveremo una quadra. Sì, dai. Sì. Oggi ho sentito Marcel, non so se lo conosci. Marcello, chi è Marcello? Sì, è un ragazzo, vabbè, lui arriva dalla Colombia, ma è in Italia da un sacco di anni. E io l'ultima volta che l'ho visto aveva tipo 20 anni, adesso ne ha 30. E è un artista di strada, è un giocoliere. Sua figlia dice che è il giocoliere più bravo del mondo, però comunque fa tipo sulla giraffa 5 clave o 5 torce, quindi magari non è il più bravo del mondo, però Beh, è comunque bravo, 5 torce sulla giraffa, bravo, sì. e comunque ha detto che sabato ha provato ad andare in strada a Marina di Cecina e ha detto che ha fatto molta fatica, ci ha messo più tempo a fare cerchio che lo spettacolo. Vedi che Lillo sarà in Sicilia. Lillo in Sicilia, forse a fine luglio, da metà agosto. Bravo Lillo! Ho creato un'amicizia. Dai, Lillo, Peppino Marabita su Facebook e poi così ci troveremo da qualche parte. Dimmi il sito, aspetta, dimmi il sito, poi ti dico di Marcel. Il sito è www. Aspetta che te lo posso scrivere? Così prendo pratica con questo.
Vai, vai, con questo StreamYard. Guarda, quando avevo le date mi aggiornavo pure l'agenda del sito, ora da un po' che... Sì, ma quello anch'io, un po' tutti, credo. Allora. No, ma Dove poi, l'hai messo? guarda, l'ho messo su una chat, live chat, private chat. Ah, no, ma questo è private. E dove si, come si Ok. mette? Live comment? Aspetta, aspetta un attimo, Ah, che devo balance. ora ho capito, eccomi qua. Ecco. Guarda, 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 te lo faccio io. Pam! No, aspetta. Cos'è? Dov'è? Non lo so. Ah, sì, è andato, è andato. Ecco. Tac! Eccomi qua, Ora un eccomi qua. po'. Grazie. Sì. Ah, bello, ma io posso scrivere su questa cosa? Certo che puoi scrivere. Ma dove? Aspetta, E non c'hai post e comment. no. Ah, allora niente, mi dispiace, comando io. Ah, comandi tu. No, comunque poi parlando anche pure appunto di festival così, io quest'anno avevo fatto un po' di promozione, ora stanno arrivando cioè, molti festival, sia in Europa che anche nel resto del mondo, perché Corea, ho avuto risposta alla Corea, è tutto annullato o comunque tutto fatto con artisti locali. Insomma, non ci sono artisti internazionali che stanno viaggiando tanto, ecco. Perché Guarda, così appunto ti per... piace. così è bellissimo, cioè lascialo così per sempre. Bellissimo. Anche con le altre interviste, così lascio. Così, lascia il mio sito così, insomma. Così Calogero sa dove deve andare. Eh sì, infatti, eh. Ah, oh, bene, bene. Quindi, beh, insomma, un po' tutta la situazione comunque veramente in tutto il mondo è particolare, perché appunto ero in contatto con un festival in Corea e anche lì ci siamo iscritti, ci siamo riscritti e poi mi è arrivata la mail che mi hanno detto guarda, sarà impossibile per appunto anche per le restrizioni oppure tra paesi, magari tu noi che siamo italiani. Abbiamo un sacco di problemi ad andare nelle altre parti perché abbiamo avuto, insomma, qui è stata molto, molto, sono stati molto, molti contagiati e quindi abbiamo problemi. Per cui anche con la Corea, insomma, veramente difficile era. Quest'anno è stato un po' particolare. In tutto il mondo, poi, questa cosa è stata strana perché in tutto il mondo c'è stata questa. Sì. È stato proprio particolare, sì. Cioè, non è una cosa che tipo noi ce l'abbiamo così, ma in Corea lo stesso. In Austria lo stesso, stanno facendo un paio di festival, stanno facendo con artisti locali, altri sono già annullati da un botto. Un po' così. Eh sì, anche qua in Italia anche mercanzie hanno annullato, Sì, in hanno Italia sì, annullato anche sì. un sacco. Hanno intenzione di fare a fine agosto, com'è che si chiama, il Ferrara Buskers Festival, e poi a settembre, ai C'è primi di settembre, faranno Mirabilia. Mirabilia e sicuramente forse anche il Veregra, a quanto ho capito, mi sa che ci Sempre sarà pure il Veregra. Ma a qualcosa settembre. sembra sì, tutto settembre, sì. Allora, aspetta che ti metto un messaggio positivo di Mimmo Panzarella. Ecco. È un vero disastro. No, ma guarda che ora riesco a leggerli, guarda. Io Ah, bravo, che ok. Io ho chiamato in Vaticano, se mi prestavano la Papa Mobile, non mi hanno risposto. Ah, non l'hanno risposto? Vabbè, ma allora digliela a Mimmo che io ho il numero del Papa diretto e se vuole posso darle il numero. È Aiuto. vero? C'è il numero diretto del Papa? Sì, Sì, perché i sì. 6 gradi di separazione. Vabbè, lo conosco personalmente. Ah, boh, vedi, allora 1 grado di separazione anche. No, niente, così, ci diamo del tu. Io lo chiamo Francesco, lui mi chiama Peppino addirittura, manco Giuseppe, Peppino. Ma così, già. E Siamo proprio comunque in sono amicizia. contento di vederti così positivo, perché ti dico sinceramente che sento anche molta negatività comunque, cioè nel senso di un po' di pessimismo.
No, no, io guarda, sono positivo, no, veramente, poi ti dico, è stato, il lockdown è stato proprio figo, cioè perché c'è figo, nel senso, se si può dire, se si può usare questa parola, perché appunto mi sono allenato, cioè non mi è mancato niente, cioè casa, bicicletta, lì vicinissimo il posto, palestra, tra l'altro tutta per te, di solito quando noi la gestiamo è aperta al pubblico, e quindi devi star lì, devi comunque gestire una roba lì, insomma, avevi le chiavi, te la potevi gestire. Per cui, e poi mi sono intrippato, sto facendo un numero con le bottiglie e sto facendo un numero di hula hop, che saranno pezzi dello spettacolo nuovo, scusa, bevo. Sì, fai pure. Cosa bevi? Acqua, buonissima acqua del rubinetto di Torino. Quindi no, è andata tutto bene, guarda, un pochettino appunto si sperava di più nella fase di ripresa, no? Non c'è stata, non c'è, però c'è un po' da, un po' da rimescolare le carte e capire come iniziare, perché non, cioè, ripartire così non è più possibile. Poi la verità, c'è un po' di gente che sta facendo strada, a cappello. E la gente comunque inizia, la gente ha voglia di spettacoli, c'è un po' di paura, insomma, per quello che è successo, perché poi, però si può fare, si può ripartire, quindi insomma, essere pessimisti secondo me cioè, non serve a niente, secondo me, forse perché sono un ottimista nella vita, quindi. Cioè, No, no, io anch'io. sono nato il 7 aprile, il giorno è, si chiama il giorno, cioè, la fede entusiasta. Ah, bene. Quindi, Allora sei a dico, posto. quando hai bisogno di fede entusiasta, chiamami e io ti ne porto una valanga a casa. No, vero, vero, insomma, non. Cioè, prendere il disagio per comunque ricreare qualcosa, per comunque rivivere, cioè rimettersi in gioco, perché sennò. Tanto comunque poi questo lavoro in fondo. Cioè, se non te lo creano le condizioni esterne, comunque in qualche modo poi ci provi anche tu a crearti qualcosa che per metterti un po' in difficoltà e riprodurre cose nuove, perché non è un lavoro dove tu tipo ti siedi e le cose arrivano. Se non sei tu un po', no? Insomma, mi pare Ah, che sì, da come certo. annuisci con la testa ti trovo Sono più che d'accordo. Quindi, d'accordo, e come? se non sei tu un po' a smuoverti, a muovere le cose, oppure ti arrivano dall'esterno, non. Non, insomma, non facciamo, cioè non ha senso questo lavoro, ecco, per me, per È vero, è vero. me. Più che d'accordo. È troppo seria l'intervista, dobbiamo dire due No, vabbè, stronzate? vabbè, vuoi dire una cagata? Dai, dilla. Adesso non ce l'ho, però. Aspetta, se riesco te ne faccio vedere io una, perché l'ho vista oggi. Aspetta, devo scriverla e ci sono. Ecco, sì, ci sono. Va. Però questa è veramente una cagata, eh? Mamma Ecco. mia. Per essere ottimisti, aspetta, se si vede. Si vede? Lo vedi? Sai cosa vuol dire? Che tutto sommato è andata bene. Ah. Ah, Madonna, santissima, sì. No, vabbè, va. Io facevo tutto. Già fosse un acronimo, invece no, ho capito. Bella, questa te la rubo, aspetta che me la scrivo subito. Grande. Grande. Vabbè, lascia perdere. Bene. Benissimo. Mamma mia, mamma mia. Oh, guarda, mi sono allargato lo schermo. Wow, ti vedo di più Ah, adesso. sì, infatti io sono di più qua. Guarda che Mimmo Panzarella ha approvato, Ah, guarda. Guarda, Mimmo, Mimmo guarda, ha apprezzato la tua genialata, guarda. guarda. La Ah. scemenza. ma lui lo so che apprezza queste cose. D'altronde, se segue la tua diretta vuol dire che insomma è un tuo fan e quindi c'è poco da fare, c'è poco da fare. Effettivamente. E quindi quando tornerai in Sicilia? Guarda, luglio, ormai penso l'8, il 10 luglio, così si va giù. Ah, ok. Sì, e boh, vediamo perché ci sono anche un po' di
Pensa, a marzo, prima del lockdown, stavamo organizzando un cabaret con degli amici. Apro una parentesi, ho vissuto un po' di tempo a Palermo, 2 anni, in cui lì ho iniziato un po' iniziavo a fare i cabarettini lì, organizzavamo questi cabaret un po' così, swanzy, con degli amici, con un amico. Questo cabaret si chiama Cabaret Varieté e lo facevamo una volta al mese a Palermo quando stavo lì. E quando sono andato via da Palermo, ci siamo detti con un amico: scusa, perché non continuiamo? Così restiamo uniti, la cosa insomma non si perde. E abbiamo iniziato a farlo una volta l'anno. È iniziato nel 2010, quest'anno doveva essere il decimo anno, no? Però appunto non è stato possibile perché era programmato il 21, il 20 e il 21 marzo, giù di lì o 21 e 22, poi c'è stato il lockdown e non l'abbiamo fatto. Per Intero cui ora ci capitolo. siamo detti che magari d'estate, andando giù, possiamo provare a ricrearlo, a riproporlo in una versione un po' più piccola, ma un po' diversa. E quindi magari riusciamo a fare qualcosa, ecco, a riorganizzare il cabaret giù. Quindi magari a luglio scendere giù e poi forse a settembre fare il cabaret. Perché agosto è impossibile. Agosto fai strada vicino al mare, lì o se no la gente sta al mare, non ne vuole sapere. Avendo Mondello. Avendo Mondello vicino, appunto, sì, è tutto il resto, perché comunque poi tutta costa, quindi non verrebbero, però magari da settembre riusciamo a riproporre qualcosa. Dai, ci sono tante idee, ecco, tante idee da mettere in campo, quindi super, super, Bene, bene, super bene. ottimismo. Mi ha Ottimismo non fatto molto manca. piacere sentirti. Ottimismo non manca. Infatti, appunto, ti dico, mi ha fatto molto piacere sentirti e sentire questo ottimismo che condivido pienamente. lo Quindi. so, lo so. Io sempre, io quando parlo di te dico bingo è un preso bene, uno di quelli là che insomma uno che è ottimista, preso bene, insomma. Non... Te come, scusa, posso farti una domanda io? Te come sta andando? Sta andando bene? Te come Sì, va? sì, si inventa sempre. E come ti dicevo, beh, prima fuori diretta ho cominciato facendo tanti video per biblioteche, per fondazioni, per il Bennett e così. E poi adesso a giugno, agli inizi di giugno, abbiamo riaperto la scuola di circo e teatrazione Ah, con tutta l'avventura delle norme Covid, e alla fine è più prendere coraggio e buttarcisi dentro che poi la vera fatica, perché alla fine uno ce la fa. Boh, se vuoi farlo, lo fai. E bella. senza neanche impazzire così tanto, eh. Quindi Sì, infatti. E invece parcheggiamo? parcheggiamo, l'abbiamo fatto un pochino online Online, ok, l'avevo visto, sì. con dei miei amici qua, così tanto per farci sentire, per divertirci così. Poi adesso ho cominciato questa cosa delle interviste girando da una regione all'altra, da un artista all'altro, Bello. e è bello perché prima di tutto la gente vede un mondo che magari non conosce o comunque non sa cosa c'è dietro e così. E poi perché ognuno è diverso, no? Non Sì. solo ogni persona è diversa, proprio ognuno è diverso e è fantastico. Ognuno ha la sua visione, è bello, è interessante. Ah, bello. Fa bene. Va bene, certo, così ognuno, così tu sai, insomma, sai se devi chiamare qualcuno, non chiamare i depressi, ecco. No, sto scherzando, sto scherzando. Ovviamente sto scherzando. No, no, dai, grande, grande, così con la scusa che ci sentiamo, perché appunto sono un'occasione anche per sentirsi e anche per sentire anche gli altri cosa ne pensano, Sì, come se la esatto. stanno vivendo. Come se la sono vissuta e come se la stanno Come la stanno vivendo. vivendo. Super.
Guarda, chiudiamo questa diretta. Se vuoi, puoi Ok. salutare i tuoi fans sfegatati Ok, come intanto. Rogero e Mimmo, Bene, l'Indovino. allora sì, ok, perfetto. Grazie, intanto ti ringrazio, Bingo. Senti questa, che Mimmo è attivo. Ah, Mimmo è Bisogna attivo, i depressi lasciamoli a casa. Beh, io insomma. ingegnarsi con idee boom. Con l'idea boom, bravo Mimmo, bravo, bravo, sono d'accordo. E i depressi lasciamoli a casa, è un po' triste da dire, però. Però c'è un fondo di verità, ecco, lasciamoli a casa, comunque, senza che ci lasciamo noi, che ci rimangono loro, insomma. Quindi, poi se vogliono uscire, insomma. Sono liberi. Va bene, dai, io ti ringrazio. Grazie per questa intervista. Sinceramente, non è la prima volta che mi capita, forse. Boh, non so. Com'è andata? E va bene, Tranquilla. bene, bene. Sì, tranquillo. Poi, insomma, con te. Op. No, t'ho perso. Mi sento sempre. Ci sei. Op, sì, aspetta, che forse mi è caduta la linea. Eccomi qua, eccomi qua. Eccomi qua, perché appunto sono col cellulare, non ho attivato internet a casa. Vabbè, allora saluto tutti i miei fan. Ciao Mimmo e ciao Calogero, spero di vederti in Sicilia. Speriamo, ti farò sapere se vai sulla mia pagina Facebook, poi c'è cioè la pagina sul mio profilo, ti dico, metterò i vari eventi. Tra i messaggi per Lillo. Ti mando i messaggi per Lillo e invece noi speriamo di beccarci dal vivo prima o poi. Se Cosa buona e beh, giusta. magari se non succede qualcosa, se non succede adesso, magari in inverno, prossimo inverno, in qualche modo faremo. Certo. Va Allora io bene? chiudo la diretta, facciamo un Ok, ciao a ciao. tutti. Ciao, grazie. Ciao ciao. Ciao Bingo.